Stop! Benvenuti a un altro episodio di ESP, fenomeni paranormali. La troupe di Grave Encounters, il reality a puntate sul mondo del paranormale, si è promesso di andare oltre, superare i confini della realtà per mostrare sempre qualcosa di nuovo e inedito. E per il sesto atteso episodio della serie assicura al suo pubblico un'esperienza davvero da brividi. Devi credermi, ho visto qualcuno alla fine del corridoio. Il giovane conduttore Lance Preston decide insieme al suo staff di cameraman itinerante di farsi rinchiudere spontaneamente per una notte nell'ex ospedale psichiatrico di Collingwood, che negli anni 30 e 40 divenne famoso per esperimenti di neurochirurgia praticati sui pazienti. Stasera, io e la mia troupe, con le più sofisticate... Dopo aver costruito ad arte un clima di forte tensione, il gruppetto di zelanti avventori del soprannaturale si prepara a vivere la sua lunghissima notte, in trappola tra corridoi oscuri e stanze degli orrori, in compagnia di presenze che col passare delle ore dimostreranno non solo di esserci veramente, ma di non avere alcuna intenzione di familiarizzare. Hai sentito? Tu... L'hai visto? ESP, fenomeni paranormali, è il risultato di una contaminazione di generi che deriva tutto il suo potenziale thrilling dai fenomenali capisaldi del low budget horrorifico, quali l'ormai celeberrimo The Blair Witch Project e il recente Paranormal Activity. Il film rappresenta una divertente e assai movimentata variazione sul tema nell'ambito del sottogenere nato grazie alle manie di protagonismo della famigerata strega di Blair. Ehi! Tu chi sei? Come mai sei qui? Irato totalmente insoggettiva, accontenta l'insaziabile occhio del voyeur televisivo alla continua ricerca di gratificazioni visive. Le emozioni sono assicurate, i colpi di scena non mancano, come non mancano i momenti impressionanti in cui non si può fare a meno di mettersi le mani davanti agli occhi.